Ciao a tutti, rieccoci qua con il Semina Libero. Oggi è un appuntamento veramente molto molto particolare. Particolare perché sono stato molto indeciso, o meglio, ho provato più volte a registrare un video in cui parlo del libro del quale voglio parlarvi oggi, ma ogni volta ho cancellato perché... lo capirete. Allora, il libro è Alfabeto Mondo, romanzo abecedario di Tito Pioli. Tito Pioli è un antiquario, allora, libraio antiquario, vive in collina vicino a Parma. Io come ho conosciuto questo romanzo, come sono arrivato a questo romanzo? Grazie ad Antonello, un amico di vecchia data, libraio, che fa il libraio veramente per passione, ha una libreria tutta sua insieme alla sua amica Alice, e mi ha detto devi leggerlo questo libro. E la cosa che adesso mi sento di dire a voi, è un libro che bisogna leggere, non è un libro rassicurante, non è un libro per tutte le stagioni, però è un libro necessario. Difficile, veramente difficile spiegare perché. È un libro... c'è tutto Tito Pioli in questo libro, c'è tutto il suo dolore, la sua vita, e la forma stessa del libro, la struttura del libro è veramente anche questa particolare, perché non è un romanzo, perché non è una serie di racconti. Antonello dice che è un aromanzo, difficilissimo incasellarlo nelle categorie prestabilite. C'è un filo conduttore che è quello di questo personaggio che è mamma mia, che si trova a letto e quindi utilizzando le lettere dell'alfabeto, quindi parte dalla A, costruisce una sorta di abbecedario, ma in realtà poi tutto questo è un pretesto, perché ogni lettera racchiude dei brevi scritti, non mi sento chiamarli racconti, possiamo anche chiamarli racconti, ma ognuno con una tematica diversa e con una scrittura veramente, dire forte, non rende, perché è veramente a volte un pugno nello stomaco, quando proprio c'è proprio il dolore dell'autore, altre volte raggiunge delle vette poetiche veramente altissime. Io non mi dilungo oltre, tanto è un libro al quale bisogna avvicinarsi anche con... come dire, un po' da soli, quindi cercando di capire com'è. Io probabilmente con questo video non sono riuscito a farvi capire quello che mi ha trasmesso questo libro. Posso solo dire che io l'ho letto a piccole dosi, perché non si riesce a leggerlo di seguito la sera come se fosse un romanzo qualsiasi. Bisogna veramente prenderlo a piccole dosi, ma quelle piccole dosi sono veramente... ci riconciliano a volte anche con la lettura, con l'entrare in contatto con l'anima dello scrittore, di chi l'ha voluto, di chi l'ha pensato, di chi ha fatica, è riuscito anche a pubblicarlo. Lo pubblica comunque Diavasis il libro. Non sono un attore, di questo mi scuso, leggo veramente male, a volte sono anche monotono, però l'unica cosa che può parlare in questo momento, quello che deve parlare è Tito Pioli, quindi io vi leggo solo uno dei brevi racconti. Alla lettera C c'è un racconto carceriere. Sono Vincenzo, sono un secondino da 15 anni, io vivo tutto di occhi, percorro quel corridoio con le lampadine saltate, quel corridoio freddo che non finisce più e gli occhi dei reclusi mi sono tutti addosso, dentro i nervi, dentro i denti, dentro lo stomaco, tutti i giorni 1.000 euro per 1.000 occhi, ma i 1.000 euro mi fanno sopravvivere, i 1.000 occhi mi ammazzano lentamente. Urlano che si ammazzano, urlano che si tagliano, a volte per finta, a volte davvero. Io da un po' non so se sono il carceriere o anche io il carcerato, e lo chiedo a mia moglie quando vado a casa, e un giorno le ho urlato, non guardarmi, mentre eravamo tranquilli a tavola, e lei mi guardava terrorizzata. Poi io crollavo a terra muto. Gli occhi sono la mia ossessione, di notte mi chiedo che occhi avrà lo Stato, gli occhi dei carcerati li conosco, li potrei disegnare su un muro, uno per uno, ma gli occhi dello Stato, che colore hanno? Che sguardo ha lo Stato? Ha le vene di sangue nelle pupille? Sono coltelli gli occhi degli uomini, io vedo graffi la sera sulla mia pelle anche se nessuno mi ha toccato. Un giorno mi sono buttato dentro una cella con la pistola in mano e li ho fatti uscire uno ad uno e li ho fatti sfilare per quel corridoio maledetto. Gli ho fatto provare cosa si prova quando centinaia di occhi ti guardano, ti urlano, che ti vogliono inculare, che tua mamma è una troia, ti sputano, minacciano tua figlia. Volevano tornare in cella quelli, preferivano fare i carcerati che i carcerieri. Ho picchiato mia moglie perché nel letto mi guardava, le sono saltato addosso agli occhi, per poco non glieli tolgo, e le chiedevo come ha gli occhi lo Stato, e lei piangeva. Lo Stato non piange.
Non ho veramente altro da dire. Avvicinatevi a questo libro, lo consiglio veramente dal profondo del cuore. Alfabeto Mondo, romanzo abecedario di Tito Pioli, Diabasis Editore.